Un saluto da Incivile Urbano e un abbraccio da Tarta 4. Come va? Insomma, stiamo morendo troppo spesso per i miei gusti. Ragazzi, ho cambiato un poco look, come potete notare. Ho messo un pochettino di roba dei Cavalieri d'Argento, perché è un'armatura simpatica, più l'elmo di Alva, e questi sono gli anelli. Ho cambiato anche scudo, come vedete mi sono procurato uno scudo a torre. Vabbè, un po' di restyling, un po' di restyling. Onde evitare di annoiarci. Eh beh, certo, perché prima o poi qualcuno qualcosa di nuovo si deve mettere addosso. Mica si mette a me stesse parti. Esatto. Abbiamo rinforzato pure la spada. Ho cambiato pure lo scudo. Sì, lo scudo a torre, vedi? Lo scudo a torre. Questo è il livello, questo è il livello 78, queste sono le stats. Le statistiche. E vabbè, adesso che succede? Adesso mettiamo quel il sputazzello, sì, il lo poggetto. Sputazziere nel poggetto sotto alla statua. Sì. Questa qualcosa. Una cosa fa una cosa buffissima, cioè la statua si taglia la testa. Si taglia la testa da sola. E invece di uscire la polvere esce il sangue. Bene. Dentro c'è qualcuno. Il sangue a sua volta va a finire nel tuo porta sanguinaccio. E da qui faremo un bel dolce. E faremo un bel dolcetto. Ecco qua, si è aperta la porta. Si sta aprendo qualcosa. Non so dirti cosa. La statua se ne va indietro. E al suo posto? Al suo posto cosa succede? Ecco qua, una bella scalella. Scende la scalinata e si apre un'altra zona, signori. Una nuova zona, secondo me. Sì. Non secondo te, è fatta apposta, no? Proprio chiaro. È evidente. Va bene, ok. Dunque. La scala. Ora, ragazzi, questa scala porterebbe da due parti. C'è un bivio. Potete andare o qui, a destra. Il solito discorso, insomma. Sempre. A destra, scusatemi. A destra non si va da nessuna parte. Potete andare o dritti o a sinistra qua. E noi sceglieremo quest'ultimo percorso, perché porterà a una zona che vorrei fare prima di affrontare poi tutto il castello di Lothric, che è una cosa abbastanza... Ah, quindi si va proprio in un'altra zona. Sì. Oltre a trovare qua giù una pietra interessante, cioè una cosa interessantissima che ci servirà per sbloccare una zona super segreta. Ho capito. Ok, qua ci sono questi cavalieri. Questo subito il cavaliere... Che parte all'attacco sfondato. Ma questa volta però noi ci abbiamo anche noi lo scudo poderoso. Non è che abbiamo lo scudetto. Ci siamo un po' aggiornati. Avevamo un software purtroppo antico, un po' 1.0. E adesso, però pure lui comunque certo, lui è un pecoraio, più grosso lui del è un pecorone, è anche non è che un bel fosse... pecorone. Ci fa perdere un po' di tempo, ma alla fine entra o non entra nel loop. Non entra bene nel loop, c'è lo scudo che comunque entra a metà. Lo difende. E guardate che bella mossa che fa, perso mezz'ora. E infatti si merita solo la mi stavo la curando perciò, perché sennò... No, non ce l'avevo per te, non ti preoccupare, sono un po' vittimino ultimamente. No, perché? Scusami. Perché no, ce l'avevo ho detto che mi stavo curando, se non ne avrei approfittato, no? Sì. Vabbè, andiamo avanti. Che a buon'anima. Scendiamo qua sopra, ragazzi, prima che arrivi l'ascensore giù a Totto. Prima che arrivi giù. Sì, ci buttiamo qua ed ecco qua, giardino del re consumato. Prendiamo la scheggia di Estus. Scheggia di Estus che serve sempre, ricordiamolo. Ho come l'impressione comunque di essermene persa qualcuno per la strada. Potrebbe essere, vabbè, comunque poi ci ritorneremo eventualmente. Sì. Comunque penso serve a potenziare la fiaschetta. Ora ragazzi, da qua sopra ci sono quelle melme puzzolenti e logicamente mi sa che qui è inutile che perdiamo proprio tempo. No, qua è... È proprio fatta apposta, guarda. E poi tra l'altro, ragazzi, con le frecce infuocate a questi qua gli fanno una bella... Sì, li incendiano e quindi voi avete poi tutto il tempo di... Vabbè, questo comunque non ci prenderà mai. Il problema è che facciamo poco danno con l'arco, perché abbiamo una destrezza... E meno male che sei infuocata. Vabbè, infuocata, ma non è che gli spari e muoiono. E comunque ce ne vogliono tante pure. Sì, ci vogliono delle, ce ne vogliono qualcuna in più. Potremmo provare con le bombe, però chi ce lo fa fare? No, mettiamoci piano piano con l'arco, tanti video lunghi li possiamo fare. Sì, chi ce lo vede, scusa. Chi ce lo vede, mica YouTube viene a bussare a casa. Pronto, sono YouTube. Sono il signor YouTube. Perché fate i video lunghi, scusate? Che è il video Long Island? Questo mob, perché non lo ammazzate a palate invece con le frecce? Si ammazzano tutti i giorni. Però questo è messo proprio qua sotto, attaccava. Ma questo, capito, è triste con l'arco, che può fare? Vabbè, ok. Venuto qua. Va bene, usiamo le maniere giuste, dai ragazzi. Ecco qua, finalmente. Corpo a corpo. Qua pure si avvelena tutto, eh. Corpo a corpo. Però lo scudo, ma io non tengo l'arma in mano. Lo scudo pare. Perché non ho l'arma in mano? Ma come non ce l'ho? E guarda là.
guarda là, guarda, guarda, Pacru e fa questo. Sì. Guarda, guarda, difficile da ragazzi. Mamma, che divertimento. Vuole fare proprio il pagliaccio perché vuole farsi perdonare. No, 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 è perché mette questa spada in mano. Mi diverto troppo, capito? Andiamo a casa. Bene, continua a non mettersi la spada in mano perché vuole farci capire le potenzialità dello scudo, sì, forse. No, forse, guarda, guarda. Vedi, non perdi l'energia quando ti fanno questi attacchi. No, ma tu perché? Guarda, si schiaffano come sono belli. Ma fanno ridere, capi? No, io devo fare una run solo a pugni, ragazzi, comunque prima o poi, Vabbè, andiamo là. Ma... Solo a pugni è bellissimo. Solo pugni, allora possiamo fare un Game Plus. Tu ti presenti solo... contro un boss solo a pugni. No, tu con i Cestus più con, 10 non ti preoccupare. I pugni buoni, poi le armi che scalano la forza. Mamma mia, che casino sta a fare chi si voleva l'ananza, per cortesi, non supporti più. Sono proprio antipaticissimi. Intanto siamo pure avvelenati perché la roba qua è velenosa. Mamma mia, fanno un casino, sì. No, fanno i mali cavolo. Sì, ma poi si gira, si capovolge. Però signori, attenzione sempre. Attenzione, no, lo so benissimo. Però intanto guarda le fiaschette, attenzione. Guarda le fiaschette. Mi sono messo a fare il pagliaccio, intanto. Giustamente. Ma poi non si capisce chi colpì quando lo colpisci. Guarda, tutti questi tentacoli. Vedi, cioè, non c'ho muschio, vedi? Non è il muschio fiorito. Questo non è buono. Ragazzi, questo è un grave problema. Sì, una bella tarantella. Perché sei avvelenato. C'ho quattro fiaschette, io devo fare un sacco di cose qua. Mi sono messo a fare il clown. Vedi? Adesso come vuoi sopravvivere? Fammi vedere. Devo cercare di fare il più possibile perché devo aprire shortcut, devo ripigliare metani. Vediamo di farcela, vediamo. Se no dobbiamo andare sopra al falò e rifocillarci un po', ma non ci voglio andare. Ma dai, tu sei coraggioso, guarda quanta energia c'è ancora, quattro andiamo fialette. Ma il metano, cioè il coso qua, la barra dell'energia, l'avvelenamento scende. Ok, saliamo qua sopra, dai. Saliamo qua sopra, c'è un altro cavaliere. Museo là. Qua c'è andiamo un altro cavaliere, un perché sappiamo subito, bello. C'è un buon punto di partenza. Sì. Backstabbarlo e poi diamogli quelle quattro ciamanate. Se ne fa da poche questo, perché c'è questo scudo così imponente, vi ricordo. Attenzione. Gira, c'è un balletto. Bel balletto, un valzer. Ci vuole sempre. Un bel valzer. Un bel valzer. Mamma mia, tu un scema. Bella, si è stancato di ballare. Si fa divertire, dai. Sì, adesso gli ultimi due paccheri. Qua. Quelli là proprio classici, standard. Quindi, l'avvelenamento c'è. Qui ci sono ancora questi strani animali che fanno veramente un casino. E io ti consiglierei. Guarda, vorrei stare un po' più al sicuro perché ho troppe poche fiaschette. Scapparli. Cercare di farli. Intanto abbiamo più. Quattro fiaschette. Siamo avvelenati, ricordiamolo. E avanziamo. Se riusciamo abbiamo a addirittura la presunzione di combattere contro quest'altro pecorone. Per forza, che fai? Lo lasciamo. Ce ne sono un bel po'. Sì. Sì, la situazione non è molto... No, non è rosea, è tutt'altro. Rosea, ci potrebbe sì scappare anche la morticina, ragazzi. Non voglio mettere mettiamo le mani subito avanti. Beviamo un'altra fiaschetta. Le sono tre le fiaschette. Risorse. E come vedete, siamo avvelenati, ma perdiamo tempo a capire cosa fare. È perché pensavo di averlo chiamato quello, invece non è venuto. Senza considerare che stiamo man mano avviandoci verso... Eccolo là, Fin di vita, proprio. Siamo a fin di vita, Cerchiamo di pigliare in maniera... Cerchiamo di pigliarlo, c'è pure tanto metano qui, le lumache, sì. E noi facciamole fuori. Almeno qualcuno. Hai capito? Vediamo di gestirla bene. Stiamo gestendo malissimo. Stiamo gestendo molto male. Molto male. Secondo me devo fare una corsa verso la shortcut per il falò, ragazzi. Sì, secondo me un falò al volo. Attenzione, però, perché non molti. Perciò molti lo volevo fare a distanza, hai capito? Perché farti arrivare al falò. Perché lo volevo fare a distanza. Lo volevo fare a distanza perché non mi faceva perdere troppa energia. Questo sulla scala ci becca. Sì, sì. Se riesco, ovviamente sto fatto è incredibile, ragazzi, di Dark Souls. Sto fatto delle compenetrazioni dei mostri. Sì, cioè, perché lui deve attaccare attraverso le scale? È una cosa inconcepibile. Questo è un piccoli baghettini, si devono accettare, però il gioco è bellissimo, dai. Ok, buttiamoci giù perché si è capito che dalle scale con l'arco non si gestisce. No, non si gestisce male. Ma possiamo contare sulla forza bruta del però nostro pure scudo. Però loro hanno una bella forza bruta, attenzione. Attenzione, signori, ragazzi. Altro che avvelenamento! E scende la palla dell'avvelenamento! Tutti allo stadio! Stiamo malissimo. Tutti allo stadio, signori! E noi facciamo tutto il tifo per questo avvelenamento che prima arriva da zero e avanza molto velocemente, signori. Poi si fa il tifo per l'effetto di stato. Non ce ne frega più un cazzo. Si fa il tifo per l'effetto di stato. Ed ecco, scende sempre di più. Non abbiamo più fiaschette, signori. Cerchiamo di
sparare ancora frecce sull'avversario, ma guardate come scende la barra. Tutte le persone, tutto il pubblico inizia ad alzarsi in piedi. E ancora Tarta va avanti e indietro, preoccupato. Apre. Benedizione divina, dai. Bro, benedizione di vita, no divina. E ci prendiamo la di benedizione, la benedizione, no. Non si può fare, ragazzi, così. Comunque vi dico una cosa, secondo me Vincibile sta impazzendo del tutto. Perché no, non è possibile che uno fa tutto questo. Ancora no, perché scusa, vabbè, guarda qui. Adesso ti sei salvato chissà come, con un'intuizione. Ma sarà avvelenato, non ti preoccupare, questa è una bella zona velenosa. Sì, eh? Sì. No, infatti il pericolo non è finito, perché no, siamo a zero fiaschette, ragazzi. Siamo a zero fiaschette. Mo' giusto per farvi notare. Ok, sì, vediamo di farci il primo questo. Che ci toglie un po' di energia, stiamo facciamo male. Subito la ola qui allo stadio. Ok, va bene, prendiamo qualche cosa. Mo il problema è prendere, sì, quel metano, hai capito? Perché ti deve avvelenare, mio caro amico. Certo, vediamo di fare qualcosa. Prendiamo un po' di pillole della saggezza. Di qualcosa di queste che levano? Sì. Non c'è nulla che ci può aiutare. Secondo me no, guarda, vedo della polvere gialla. Un anello, una situazione. Niente, sale la barra, signori. Sta salendo la barra e fra poco saremo ufficialmente avvelenati. Allora veleno per veleno, vai. Ci vogliamo buttare, signori. Avvelenati, signori. Intossicazione. Inizia a scendere la barra e Tarta si muove tra i mostri, non parla più, adesso è concentratissimo. Sì, adesso dovreste vedere la sua faccia in questo momento. Vorrei cercare avanti, di arrivare scappa, direttamente scappa. Alla shortcut del la barra scende, ragazzi. Ma sicuramente avanti troveremo qualcuno insomma di importante che ci ostacolerà il nostro cammino veloce verso la vittoria, che non ci sarà purtroppo, ahimè. Qui c'è una bella Befana lì sulla destra, davanti due mautoni, stupendo. Signori, siamo costretti a tornare indietro. Adesso dove vogliamo andare? Beh, prendiamo un metano, come se non ci fossero guai o cose più importanti. Oh, questo non ci voleva, metano ce l'ha chiamato il culo, ma il metano lo volevamo prendere, siamo andati a ruota. Cazzo, ce ne facciamo del metano, la barra scende. Ragazzi, intanto non so se ce la faccio ad arrivare ed al polo. Signori, contro la rovescia, no, impossibile, siamo tutti in piedi, signori, a fare il tifo. Impossibile, non ce la potremmo fare, è lontanissimo il traguardo, no, il palo è veramente lontano. Tanto corre come può, la bella la mette in seconda, signori. Tanto se l'è da, siamo campioni. Mancava la morte per avvelenamento. La morte a banana, ragazzi, come potete notare, sempre più banana, sempre più frutti esotici diventiamo. Vabbè, ragazzi, morte banita, non ci possiamo fare niente. Cioè, ci potevo fare, però mi sono pure rischiato un pochettino io. Dai, ho voluto tante soddisfazioni, amici. Ti sto dando molti ultimi tempi. Sto proprio facendo proprio divertire, dai, a te e tutti i nostri amici. Sì, iscritti. E noi ci divertiamo tantissimo, così. E okay, siamo veramente tutti felici. Guarda quanti nanetti, guarda quanti folletti, questo spara con la cannuccia, cose che se le racconto tu non mi credi. Poi me ne vado su, le streghe vedo da qua giù, ma sto pensando a te. Un bel stab al volo, quattro spadate giusto per recuperare tutto il metano. Le capriole fanno sempre bene, facciamole, apri il portone dai, spingi che ce la fai, sto pensando a lei. Aspettami amore mio, sto correndo come un pezzo scatenato. Andiamo alla strada maestra, da qui. Sì. E cerchiamo di, che dici, vogliamo andare a fare una passeggiatina per vedere se vogliamo affrontare pure il boss, come dici? Certo, mi sa che quello dobbiamo fare, tutto il tifo. Questa è stata una bella morte, dai, stupenda, ma fatto ridere morti pure a me, più insensate, è una delle più belle morti. Però mi ha fottuto il metano, veramente mi ha fottuto, certo, quella presa di metano, quella presa d'annes, ma quello non era, cioè non stava lì apposta, cioè il metano, te lo prendi quello, giustamente una capata da dietro al mocicolo, dalle scale, lo stava aspettando lì, e mi ha tolto quell'energia necessaria per poter arrivare al falò, perché ci sarei potuto arrivare. Vabbè. Ci saresti potuto arrivare, infatti. Certo, se mio nonno non avesse avuto 5 palle sarebbe stato un flipper. Quindi. Sì, ma tante cose. Vabbè, buttiamoci anche qua a metà strada, ragazzi. Sì, sempre a metà strada. Sì, sono le cose di metà strada. Di nuovo qui. Perché? Perché qua c'è un anello un altro buono, posto proprio. Sì.
Troveremo un anello che è utile anti-backstab, riduce i danni da colpo alle spalle. Ah, sì, l'anello a scaglie di drago. Okay. Picchiamo questo buffer, questo farà i buff a quei pecorari che stanno giù. Sì, ah, che sì, sono, questo era quello di prima. Sono indeciso se farvi vedere una cosa. Dunque, qua c'è un segno di evocazione, ragazzi, sì. Che non so se è vincolato o meno alla questline di questo personaggio che poi andremo ad evocare, scusatemi. Sì. Cioè, non so se l'evocazione qui è necessaria o meno per ottenere una cosa. Io l'ho sempre fatta ed è sempre andata bene, quindi non vorrei cambiare la strada vecchia per la strada nuova. Perché e cosa così succede? Succede che poi un giorno il fabbro di Maciula, cioè dell'altare del sì. vincolo, ti darà un oggetto che bisognerà utilizzare, che tu dovrai utilizzare al Forte Farron, dove è ucciso il boss. Sì. E lì ci sarà un NPC che tu dovrai combattere per ottenere una cosa divertente e bella. Quindi, poiché ho sempre evocato questo tizio qua, poi non lo so se sono vincolato, cioè sono legate le due cose o meno. Sì. Ma per non sbagliare, io lo evoco. No, cioè, per non fare un'altra figura di merda pure al boss, non diciamo quello che è. Ha capito. Vabbè. Va bene, picchiamo questo ultimo. Sì. Cavaliere, come sì, te. Questo c'ha questo sciamarrone in mano, ragazzi. Si backstabbano, sono grossi, si backstabbano più. Però questo se ti piglia fa male, cioè, veramente. Sempre, come guarda sempre. Il bel calcetto, calcio in faccia, vabbè, sono cose che fanno parte. È caduta giù, però non me l'aspettavo. Lui non potrebbe saltarti con i piedi in faccia, fronte. Non lo fa. Guarda, non lo voleva fare, guarda. Un'ora dopo. Ok. Vabbè, questi esseri meritano solo questo. Un bel backstart. Un bel backstart. Ecco. Vabbè. Malmeniamoli. Malmeniamoli e abbiamo ammazzato. Ecco qua, frammento di titanite potente. Tutti in questa piazzetta. Beh. Torniamo un po' indietro. Vediamo se in mezzo al casino abbiamo lasciato, come sempre. Ecco qua. Lì ci sono Oakwood, il disertore. Qui c'è il tizio che dice. Qui c'è il tizio, sì. Quindi si evoca. E ci darà una mano. E ci danno una mano con il boss di sì. questa zona. Sì. Sono indeciso, ti ripeto, non vorrei sbagliare, però sì. dai. Non voglio fare le cose che non ho fatto nella mia prima run e quindi ce lo diranno i nostri amici nei commenti. Probabilmente, non saranno, non saranno nemmeno legate le due cose. Però io per farlo comparire ho sempre evocato qua pure. Vabbè, se puoi, tutto motivo, non ti preoccupare. No, cioè, no, chi si preoccupa? Non ti preoccupare. Mi sto giocando io mica tu. Nel senso, non diciamo niente che hai evocato qualcuno. Ah, no, vabbè, figura, ma non fa niente. Cioè, figurati se uno mi preoccupa. Ok, ragazzi, boss. Chi è questo? Me lo presenti? Sì, questo è il serpente marino di Calcestruzzo. Vedi? Oh. Che tiene queste vere masuglie addosso, guarda. Bene. Anche lui di spalle. Schiavi ignoranti, vedi? Finalmente ve ne siete accorti. Sto cabascio, sto qua giù, buttato. Tu non vedi che vidi in merda quello che sono? E dici sino a noi che siamo vedi? Questo. Ok, figlio dei draghi, va buono. Figlio dei draghi, girati, fatti i requisiti. Ecco. È un mezzo drago, bello, mezzo vecchio re consumato. Infatti è consumato, gli occhi sì. non ce li hanno. Però c'è un bastone. Esatto, al posto degli questo occhi. Fa capire che questo è un po' magico. Sì, inizio. Sì, sì, certo. In questo bastioni gran sasso. È una boss fight non molto difficile. Soprattutto se avete il partner. Non che farti vi i debiti con la bocca. No, sempre non vediamo non cosa difficile. Non è difficile, quindi andiamo proprio tranquilli. Sì, l'unica cosa per cui bisogna stare attenti è la sua magia, appunto. La sua magia, però, sì. Va bene. Finora ancora non abbiamo assistito. Ah, ma tu c'è anche l'aiutante. Sì, sì. Vabbè, che non lo vedo. Sta dietro, perché sta dietro. Stai aiutando proprio ecco, al nulla. Hai capito? Dai, una spadaccella. Ok, lui saltella. In testa a qualcuno, proprio in testa al tuo aiutante. Sì, sì. Attenzione, e lo congela pure. Il tuo aiutante si dimena tra le wallera del mostro e poi si libera tra con tutta. Che stai dicendo? No, è impazzito! Guru meditation dell'amica. Stavo guardando in realtà lui, il tuo aiutante, quello che faceva. Ed è veramente impossibile fare la telecronaca di quello che fa. No, è perché ogni tanto fa questa nuotata, ragazzi. Sì. E vabbè, comunque, aiutante o non aiutante, sto boss non è difficilissimo. Sì, sto boss c'ha metà energia, signori, possiamo quasi cantare vittoria. Sì. Corre, se la prende con la nebbia.
E comunque dicevo, ritornando al discorso degli aiutanti, con la run famosissima che stiamo preparando, ragazzi, potrete ammirare veramente tutta la mia forza e tutta la mia preparazione su Dark Souls 3. Ho capito. Quindi mamma che debiti. Mamma mia, proprio il debito finale. Questo è il classico debito definitivo. Sì. Però ci divertiremo, ragazzi. Io vi farò divertire con quella run. Va bene, ok. Quindi andiamo avanti, picchiamo a questo. Ok. Pecchiamolo. Sì, però ogni tanto quando questo fa pur fa male, non è che è proprio completamente però inutile. In effetti si vede piano, da un miglio, da un chilometro che non è proprio sta difficoltà. Bene. Gira su se stesso. Lui la cosa L'NPC. Più difficile, la cosa più bastarda che fa è il soffio questo qua, che oltre a farvi male, appunto, vi applica anche un po' di maledizione. Quindi maledizione. Lo fa una, la fa due, la fa tre, alla quarta volta muori. Cioè, come sempre. Oltre a essere comunque un po' mi ricorda un'altra cosa di Dark Souls 1 pure questo boss, non nei movimenti, attenzione, perché nei movimenti sembra più un boss di Bloodborne, se ci fai caso, vero? Sì. E mi ricorda un pochettino nell'estetica, Sittil senza scaglie. Che era un drago che si affrontava proprio nel primo titolo, nel primo Dark Souls 1. Ho capito. Ok. Vabbè, siamo giunti quasi al campionato finito. Il nostro caro amico boss, nonostante sia così veloce, è anche molto fesso. è arrivata quasi la sua ora. Il nostro aiutante pure comunque ha fatto la sua parte. Attenzione, ragazzi. Innanzitutto, arriva sto tipo qua, ragazzi.